io sono in mezzo agli alberi, sugli alberi, mi sento totalmente libero. Quando suoni su un albero puoi anche lasciarti andare, puoi totalmente improvvisare, sapendo che quello che stai facendo è enormemente più piccolo di quella presenza enorme, di quella presenza così forte quale può essere un albero. La musica diventa uno dei tanti elementi che poi suggeriscono un nuovo percorso, per cui a me piace molto sugli alberi, per esempio, suonare, lasciarmi andare molto all'improvvisazione. Il mio rapporto con gli alberi e con la natura inizia dall'inizio della mia vita, visto che io vengo da un piccolo paese in Sardegna, mio papà faceva il pastore e quindi ho passato il mio tempo in campagna, le querce piegate dal maestrale, perché in Sardegna il maestrale è il protagonista, e una di queste querce, che era talmente piegata, mi ero costruito una casetta su questo albero. Me ne andavo su questa casetta a suonare la tromba. E quindi l'albero era per me tutto, era la casa, era il luogo intimo, era il luogo dei segreti, era il luogo delle scoperte, e quindi per me gli alberi sono una parte della mia vita. A un certo punto il mio sogno era poter suonare sugli alberi, l'ho sempre fatto, devo dire. Lo faccio spessissimo, anche in occasione del mio festival di jazz, guarda caso a Berchida, che esiste da 37 anni, dove il 15 di agosto usiamo fare un concerto dedicato ai bambini, dove io proprio salgo sull'albero e suono. Il mio sogno era quello poi di fare realmente un concerto vero sull'albero, e l'abbiamo potuto fare, abbiamo messo in piedi un progetto, e questo progetto si chiama 243, e quindi è un concerto suonando sugli alberi, realmente sugli alberi. Abbiamo suonato su un albero molto alto, all'altezza di quasi 20 metri. Noi eravamo imbragati sopra questo albero e addirittura sotto invece c'era un'orchestra d'archi che ci accompagnava. Tutto nasce, a pensarci bene, nella natura, no? I violini sono fatti di legno. Una tromba è fatta di ottone, gli strumenti sono fatti degli elementi che vengono dalla natura, e l'impressione durante quei concerti è come che tutto ritorni verso un luogo che è la madre terra. Il mio posto preferito è quell'albero sardo che è ancora lì, non c'è più quella casetta sopra, è ritornata ad essere una quercia normalissima, ma è una quercia che racconta una grande storia, no? Che grande o piccola che sia, la mia. Mio padre portava tutti a vedere quell'albero e diceva: questo è l'albero dove Paolo saliva sopra e poi lì suonava la tromba, eccetera. Per cui, insomma, il ricordo di quell'albero è un ricordo che va molto oltre l'albero stesso. È un po' una sorta di sentinella della mia vita.